altre razze. Il terrier nasce da quando ero bambino ragazzo, dopo aver letto molti libri sulle razze canine, in cui si figurava l'Airedale come un cane sportivo, molto affezionato, di famiglia, legato all'uomo, non un cane che va lasciato isolato in giardino. Il Soft, Monica, lo vide la prima volta a un'esposizione europea del 90, piaceva il pelo morbido, abbondante, è un cane come lei molto allegro, festoso, molto discreto in casa. Per poter assecondare questa nostra passione mi sono trasferito in campagna a Trana, nella vecchia casa di villeggiatura, dove lavoro come veterinario, per cui posso seguire durante il giorno anche i miei cani. Noi continuiamo a fare un allevamento di selezione, selezioniamo gli acquirenti, la gente non entra, prende il cane e se ne va via, per cui a una famiglia con bambini piccoli o a persone anziane non consigliamo di scegliere un capobranco. Non abbiamo mai voluto strutturare, chiamiamo così, l'allevamento a livello industriale con box, ma i nostri cani vivono in due giardini sui terrazzi, liberi. Abbiamo un box per i cuccioli quando sono piccoli, perché non si intimidiscano di animali adulti, e piace vivere la nostra vita con i nostri cani giornalmente, che possono avere la possibilità di venire in casa, mangiare con noi, entrare, uscire.